Moscow Diaries quest'oggi si tinge di classe, di eleganza come mai prima d'oggi. Fanciulli cari, quello alle mie spalle è il Teatro Bolshoi di Mosca, il tempio mondiale del balletto russo, e siamo a fine anno, siamo a fine dicembre. Da domani fino all'inizio del nuovo anno andrà in scena per una serie di giorni il balletto russo più famoso di sempre, cioè Lo Schiaccianoci di Peter Ilyich Tchaikovsky. Biglietti tutti esauriti in 2 minuti per tutti gli spettacoli, insomma è veramente uno degli eventi più importanti dell'anno culturale qui a Mosca, e io oggi vi porto a conoscerne il dietro le quinte, le preparazioni il giorno prima della prima, e non lo farò da solo ma in compagnia di un ospite di primissima fascia, niente poco di meno che il primo ballerino solista del Teatro Bolshoi, che non so quanti di voi lo sanno, ma è uno dei nostri, è un italiano. Paium! Fanciulli, alla mia sinistra, Jacopo Tissi. Buongiorno. Primo ballerino solista del Bolshoi, nonché il primo italiano ad essere primo ballerino solista, nonché il primo italiano della storia nella compagnia del balletto del Bolshoi. Così, buongiorno a tutti. Per non mettere pressione, insomma. Esatto. Jacopo Tissi è uno dei più cristallini talenti della danza classica italiana. Classe 1995, fisico scolpito nel marmo e sensibilità artistica più unica che rara. Questa, in breve, è la sua storia. Avevo circa 5-6 anni quando chiesto ai miei genitori di iscrivermi a un corso di danza classica. È stata una passione che è nata in modo molto spontaneo. La combinazione è stata che proprio in quel momento stavo aprendo una scuola di danza nel mio paese, l'Andriano, in provincia di Pavia, dove ho cominciato a muovere i primi passi fino ai 10 anni, quando poi ho fatto l'audizione per l'Accademia del Teatro alla Scala a Milano. Una volta diplomato all'Accademia della Scala, Jacopo decide di fare un'esperienza di un anno all'estero, a Vienna, per poi tornare alla Scala per una stagione che gli svolterà la carriera, in quanto l'anno successivo, ad appena 22 anni, approda al Teatro Bolshoi. Quando si è realizzata, si è concretizzata la possibilità di entrare a far parte del Bolshoi, è stato qualcosa di indescrivibile, qualcosa che andava anche al di là dei miei desideri, dei miei sogni, un qualcosa quasi irraggiungibile che diventava concreto, e quindi con grande onore, grande umiltà, incredibile voglia di vivere questa esperienza in questo tempio della danza, sono arrivato qui. Jacopo è a Mosca dal 2017 e, come già detto, non è un ballerino qualunque, ma uno dei primi solisti, ossia i ballerini a cui vengono assegnati i ruoli centrali di tutti gli spettacoli. Questa che vi racconto è una sua giornata tipo. Comincia la giornata, cominciamo con la lezione, quindi entreremo nel dietro le quinte del Bolshoi, della mia giornata. Cominciamo con il riscaldamento. Ieri avete già fatto le prove generali, no? Sì, ieri c'è il Kunchik. Schiaccianoci, ieri c'è stata la prova generale, quindi oggi si ritorna in sala per provare le correzioni, rivedere un po' di cose. Non ho capito, una lezione cosa vuol dire? Tu fai lezione o loro fanno lezione a te? Allora, abbiamo un maestro che fa la lezione, nel senso che dimostra la sequenza dei passi, e noi quindi li eseguiamo. È una cosa che si fa tutti i giorni, che è quel momento in cui un ballerino si riscalda, si prepara per la giornata, per le prove. Questa è una delle prime cose interessanti che ci portiamo a casa da questo video, cioè il primo ballerino, no? Cioè comunque una persona che potremmo definire arrivata sotto certi punti di vista, però ogni giorno studia. Ogni giorno rimaniamo sempre allievi. Ma questa è una cosa che vale per tutti, questo è molto bello. Vabbè, comunque approfondiremo il tema tra poco, adesso entriamo in teatro e lo facciamo cambiare, facciamo le prove. Allora, Jacopo si sta cambiando, siamo entrati dall'ingresso artisti, intanto due parole sullo Schiaccianoci. Ora, so che forse una gran parte di voi non ha mai ascoltato, insomma, dall'inizio alla fine lo Schiaccianoci, non ha mai preso il CD, eccetera, però anche chi di voi dice ma io non lo conosco lo Schiaccianoci, veramente ne scegliete una a caso, finisce che la conoscete, perché realmente quasi qualunque brano di quell'opera è diventata una colonna sonora, una suoneria per cellulare, qualcosa che è stato utilizzato nella cultura pop, veramente più che celebre. Pensate, che ne so, la danza della fata confetto, valzer dei fiori, na 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 na, 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 na,
o anche semplicemente il tema base, no? Tan, ta, 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 che hanno reso famoso anche gli Emerson, Lake & Palmer con la versione rock, Nut Rocker anziché Nutcracker. Io adoro lo schiaccianoci Tchaikovsky, mi fa impazzire, sono gasatissimo. Adesso aspetto che arrivi Jacopo, andiamo a vedere un po' questa lezione. Porta da un edificio all'altro del Bolshoi, che appunto è collegato con questo ponte, e questa è la parte storica dove poi al secondo piano c'è la scena. Una cosa importante da notare è che questa stanza ha il pavimento inclinato, non è piana. Questo perché? Perché il palcoscenico non è piano, è leggermente in pendenza, in maniera che gli attori, i ballerini che stanno nelle parti posteriori della scena non sono schiacciati dalla prospettiva, ma sono visibili da tutto il pubblico. È una cosa che si fa tutti i giorni. Partiamo sempre dalla sbarra, poi si va al centro e poi si fanno i salti. Ogni lezione è, diciamo, costruita sempre in una certa maniera, una costruzione di base. Però la lezione può cambiare, le combinazioni possono cambiare a seconda dei balletti che sono in repertorio al momento, oppure delle combinazioni che possono servire in modo specifico per alcuni passaggi. La lezione può essere più o meno intensiva a seconda della mole di lavoro. È un momento in cui il ballerino testa se stesso, viene a conoscenza della propria condizione fisica, prova tutto quello che poi dovrà essere più funzionante al massimo per quello che poi dovrà essere la giornata, le prove. Comunque, cioè, questi ragazzi non sono normali, sono degli esseri di gomma a cui hanno tolto le ossa e sostituite con del silicone, perché ho visto cose contrarie a ogni legge fisica e dell'anatomia umana, cioè perlomeno per me che non so neanche toccarmi le punte dei piedi. Cioè. Durante la pausa pranzo, Jacopo mi racconta le differenze tra essere un ballerino in Russia rispetto ad esserlo in Austria o in Italia. Il tutto, per caso, pochi giorni dopo il grido di allarme lanciato da Roberto Bolle in audizione alla Camera dei Deputati. Poverino, non posso tenerlo troppo al freddo il ballerino, che sennò se mi si congelano tutti, esatto, i tendini. Esatto. È un problema. Tu che sei stato ballerino alla Scala, sei stato a Vienna, sei stato qui in Russia, no? Correggimi se sbaglio, ma la mia impressione è che qua anche le istituzioni, diciamo il governo, se possiamo dire, no? Valorizzi parecchio tutto ciò che è danza, balletto, come una sorta di patrimonio identitario nazionale da preservare. Sì. E in Italia c'è un po' una polemica in senso opposto. Berto Bolle in Senato, dire, c'è proprio qualche giorno fa, insomma, si è lamentato parecchio della situazione del balletto in Italia. Tu come la vedi? Cioè, la tua esperienza qual è? Sicuramente il teatro Bolshoi è uno dei simboli nazionali fondamentali della Russia. Le istituzioni sono molto attente nello sviluppo della cultura, del teatro al suo interno. La tua impressione è che qua in qualche modo ne siano orgogliosi e vogliono fare di tutto per difenderlo, mentre da noi forse un po' meno, no? Cioè, è un luogo comune. Beh, quello che ha sollevato Roberto è purtroppo un problema che c'è da un po' di tempo, una sottovalutazione di quello che in realtà sono i corpi di ballo, la possibilità della danza in Italia, avendo così tante anche accademie professionali, la volontà di dare più spazio, di dare più voce a quest'arte, perché effettivamente ce n'è la possibilità ed è quello comunque che fa parte del nostro patrimonio culturale, della nostra identità nazionale. Quindi dobbiamo anche capire da un punto di vista culturale di chi vogliamo essere, che cosa anche rappresentare. Certo. E questo è un settore... Sempre a parlare di PIL, borse, economie, cioè, ma porca miseria, ci vogliamo ricordare che siamo italiani, che tutto il mondo non è che ci stimano, ci venerano per quello che abbiamo portato a partire dalla danza. Quindi bisogna tirarlo fuori in più ambiti. È il nostro, è uno che
purtroppo parecchie volte è stato lasciato indietro. Però è una cosa che va avanti da tempo, cioè io che sono di Torino ricordo di aver letto la storia della compagnia di balletto del Teatro Reggio che aveva chiuso da prima della pandemia. Tu mi dicevi prima anche Firenze e Bologna. Firenze, Venezia, teatri quindi che prima teatro, avevano... La Fenice di Venezia, no? Sì, sì, ecco, sì, teatri cioè... che prima avevano un corpo di ballo. Andiamo dentro, se no... Sì, no, perché... Andiamo avanti. Comincio a sentire la faccia che mi si... Adesso andiamo nella seconda parte della giornata, cioè dalle 4 alle 5 del pomeriggio c'è... Non è una prova generale, cos'è? Una prova... Una prova di scena. Prova di scena. Prova di scena, domani avremo lo spettacolo, quindi ieri abbiamo avuto appunto la prova generale e oggi sarà il momento per ritrovarci con i maestri, per seguire le correzioni, per riprovare magari dei passaggi. Comunque questo posto è un labirinto. Cioè, come fai a orientarti qua dentro? Adesso vedrai quando scendiamo in scena, poi ci sono due parti diverse dell'edificio. Dopo aver fatto un labirinto di corridoi, mancano solo gli specchi. Adesso saliamo di non so quanti piani. Qua siamo proprio dietro al palco del Teatro Bolshoi e qui ci sono tutti i ruoli con i rispettivi ballerini di tutti gli schiaccianoci che verranno portati in scena da qui al 31 dicembre, che in realtà è tra una settimana. È uno dei teatri al mondo che ha più spettacoli, hanno una produzione costante di eventi e questa cosa cioè, deve essere stimolante, no? Parecchio. Sì, per sì, sì. Siamo sempre in scena, abbiamo una grande possibilità di andare in scena. E quelli sono gli abiti di scena? Sì, sì, sì. Queste sono le nostre calzamaglie rosse. Nel dettaglio il tuo ruolo qual è nello schiaccianoci? Il principe schiaccianoci. Il principe. Che domanda stupida che ho fatto. Ma cioè. Questo qua è il primo atto. Quello dorato e invece quello argento del secondo atto. Questa invece è la stanza dove vengono portati per il trucco e il parrucco prima di andare in scena, no? E il parrucco non è modo di dire, ci sono veramente un sacco di, sì, 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 di parrucche, ovviamente dipende dalla rappresentazione. Ma queste sono quelle dello schiaccianoci? Sì, quella di Drosselmeier per esempio, qua con delle bambole. Come fai? Cioè, come ci riesci? Pochi segreti, solo pratica. Incredibile, veramente. Cosa può fare l'esercizio? Pazzesco. Sono sul palco del Bolshoi e vi giuro mi trema un po' la voce, ho persino paura a parlare ad alta voce, però questo spettacolo che vedono i ballerini, immaginatevelo con tutta la sala piena, immaginatevi gli applausi eccetera. Comunque questo posto ha una storia straordinaria. Vi interesserà sapere che oggi sì il Teatro Bolshoi è un'icona mondiale, ma non fu il primo teatro importante in Russia, perché quando il balletto venne portato in Russia venne prima portato a San Pietroburgo, perché erano i tempi insomma dove la capitale era lassù. Col tempo il teatro Bolshoi iniziò a creare sempre di più una sua personalità e man mano si spostò dall'ombra del teatro di San Pietroburgo per poi diventare insomma l'icona mondiale che è oggi. All'inizio questo teatro si chiamava Teatro Petrovsky, venne costruito a fine Settecento, ovviamente dedicato a Pietro il Grande, ma dopo qualche anno venne distrutto da un grande incendio e venne conseguentemente ricostruito creando il Grande Teatro Petrovsky, quindi Bolshoi Petrovsky Theatre, e per questo ancora oggi si chiama Teatro Bolshoi. Teatro Bolshoi vuol dire semplicemente teatro grande. Interessante che venne ricostruito dopo le guerre napoleoniche secondo un progetto di un architetto russo che però non era ottimale, venne reso più efficiente grazie a un architetto italiano. Poi ci fu un altro incendio a metà 800 che danneggiò però solamente gli interni e tutti questi interni meravigliosi vennero anch'essi disegnati da un architetto italiano. E poi la storia del Teatro Bolshoi ha avuto una piccola battuta d'arresto con l'Unione Sovietica, perché tutto questo immenso sfarzo venne smontato, smantellato, perché non ci doveva essere più traccia del lusso imperiale nella Russia comunista. Quello che vedete oggi è di fatto frutto di un restauro che è andato avanti dal 2005 al 2011. Ma ultima cosa che vi racconto prima di lasciare spazio alle prove è che la proclamazione dell'Unione Sovietica, della nascita dell'Unione Sovietica, avvenne proprio qui, sul palco del Teatro Bolshoi. Per cominciare la prova di scena con la mia partner Eleonora Sevenart, ci saranno i nostri rispettivi maestri Maria Lash e Alexander Vietrov, entrambi artisti del popolo onorari della Russia.
questa sala toglie il fiato, quindi potete capire che emozione, che anche responsabilità è ogni volta salire su questo palco e ballare qui. Qualcosa di molto speciale che sicuramente non mi sarei mai aspettato quando iniziai da piccolissimo i miei primi passi. Io immagino te qua a una prima, un momento, e tutti questi, insomma, i balconi, gente che si alza e applaude. Tremi ancora dopo tutti questi anni. Sì, è una sensazione incredibile, è uno scambio di energia fortissimo. Quando sei all'interno di uno spettacolo sembra di essere capitato in un maremoto, in un uragano, qualcosa che ti ha sconvolto. E poi è sempre incredibile quando poi tutto finisce, il silenzio, no? La sensazione di vuoto alla fine, e poi ti rendi conto che tutto è rimasto al proprio posto, anche se dentro di te è successo qualcosa di tutto di più. Il giorno dello spettacolo, vedere quella meravigliosa sala riempirsi di persone mi ha fatto venire i brividi, ma più di ogni altra cosa mi ha travolto l'emozione di assistere alla metamorfosi artistica di Jacopo in scena. Il ragazzo posato e dai modi delicati che avete conosciuto in questo video si trasforma in una vera divinità da palcoscenico, in grado di ipnotizzare il pubblico del Bolshoi con una personalità senza precedenti, come se ogni passo, ogni salto, ogni piroetta lanciasse sul pubblico una scarica di energia e di luce senza eguali. In più di una circostanza ho avuto le lacrime agli occhi, e per questo non mi sono assolutamente stupito quando, pochi giorni dopo le riprese di questo video, è arrivata una notizia storica. Jacopo è stato promosso a ballerino principale del Teatro Bolshoi di Mosca, per intenderci l'equivalente di un étoile. In tutta la storia del teatro, mai nessuno straniero prima di lui aveva ricoperto questo ruolo nel tempio del balletto russo. E di questo tutti noi italiani dobbiamo essere non solo orgogliosi, ma soprattutto grati per tutti i sacrifici e l'impegno che Jacopo e la sua famiglia hanno profuso perché il suo talento unico fiorisse e arrivasse a brillare fino a queste vette. Che consiglio daresti a un ballerino che in qualunque fase della sua carriera, diciamo, cosa diresti allo Jacopo di 10 anni fa per essere la versione migliore di se stesso? Sicuramente l'importante è porsi degli obiettivi, delle ambizioni che non devono soltanto essere delle ambizioni grandi, dei sogni grandi, ma anche delle ambizioni concrete, degli obiettivi da darsi ogni giorno, per riuscire ogni giorno a fare un passo avanti, non importa quanto grande, però che si vada sempre verso un progresso e una crescita. Anche solo migliorare una sfumatura, un singolo passo, questo intendi dire, esatto, suppongo, no? Esatto. E questa è una cosa che peraltro è in comune a tutti quelli che fanno l'artista nella vita in generale, che peraltro mi sento di applicare anche alla mia personale vita da videografo, fotografo, e cioè che non esistono mai punti di arrivo, sono solo nuovi punti di partenza in qualunque fase della tua vita. Di fatto sei sempre alla ricerca di qualcosa, sei sempre un buon artista è quello che tende sempre alla versione più perfetta di sé, anche quando agli occhi del mondo sembra esserci già arrivato. Come molta gente può pensare questo di Jacopo, ma l'avete visto, no? Pur avendo questo status, pur essendo il giorno prima di uno spettacolo, lui va a lezione, studia ogni giorno, e questo secondo me è un grande esempio che io personalmente mi porto a casa, e ti devo dire grazie pubblicamente. Grazie. Davanti a tutti. Ora lo lasciamo in pace, la lezione l'abbiamo fatta, le prove le abbiamo fatte, domani si va in scena, è un giorno come un altro a Mosca. Visto? Quello è uno dei nostri. Oh, Naci! Grande Italia! Appena tornati a vedere lo spettacolo, Jacopo che danzava. Bravissimo! Ragazzi, wow. Senza parole, quando ti accorgi che una persona è nata per essere il migliore di tutti, veramente. Ne sentiremo parlare ancora, sono sicuro. Ciao cari!